peso ha oggi la rete sulla libertà di satira in Italia? Personalmente, certo, ti dà tutte le libertà tranne quella di vivere di satira. La satira diventa, ecco, diciamo che la franca dal fatto di essere merce. Questa è una cosa bellissima perché siamo tutti liberi, nessuno vende più il proprio talento, però allo stesso tempo uno non può più farlo, non può più farlo come mestiere e viverci, insomma, diventa proprio un hobby, un lusso. Quindi diciamo che figure come appunto anche quelle di Michele Serra o di noi redattori o dei grandi vignettisti non ce ne sono più, sono destinate a sparire, insomma. In che direzione sta andando questa tendenza effettivamente di evoluzione per certi versi, ma anche cambiamento radicale di quello che era il mestiere di scrivere? Quando mi chiedono, e lo fanno molto spesso, perché non c'è un altro cuore, un altro giornale come Cuore, io rispondo sempre che dovremmo spendere più in avvocati che in redattori, perché comunque la sensibilità nei media per quanto riguarda il politicamente corretto è diventata talmente suscettibile che la satira è proprio, non dico legata imbavagliata, ma quasi. L'unico terreno che ti permette di sperimentare è la rete. Dopo, ecco, se tu consideri la rete come una palestra, e questo lo è, di confronto, dove poi vedi sbocciare chi sa fare, ecco, allora sì, questa è una cosa buona perché veramente in altri ambiti, d'altra parte uno che un giovane che comincia ha anche il diritto di sbagliare, a volte di dire delle parole di troppo che magari su un giornale o in televisione non sarebbero accettate. La rete invece ti permette di esprimerti con libertà. Io sono abbastanza liberista in senso buono, sono abbastanza fiduciosa, non sono di quelli, non sono catastrofista o pessimista perché trovo sempre che alla fine un equilibrio a un qualche livello si ristabilisce sempre. La satira esiste ai tempi di Aristofane, voglio dire, non è mai morta, quindi trova delle forme diverse, ma le trova. In Francia i personaggi pubblici accettano la satira senza chiederne la censura. In Italia c'è qualche limite culturale in questo senso, un po' ne abbiamo parlato prima. Allora, c'era stato fine degli anni Ottanta, in cui la satira era arrivata a un tale prestigio, penso con Forattini per esempio, che una vignetta, essere presa in giro una vignetta di Forattini era lo stigma della gloria, insomma, della fama. Quindi, per esempio, un politico di lungo corso come Andreotti non si è mai offeso, nonostante ne abbiano dette di tutti i colori. Diciamo che la tolleranza nei confronti della satira è direttamente proporzionale alla consapevolezza, l'esperienza, la classe anche proprio di un politico. Che cosa è successo poi in queste ultime settimane effettivamente? Come si è passati dal adorare, diciamo, la satira verso i politici al non volerla su di sé nel momento in cui effettivamente si è arrivati a sedersi in Parlamento? Sto parlando ovviamente del Movimento Proprio 5 per Stelle. questo, perché da un certo punto di vista il Movimento 5 Stelle nasce dalla stessa insofferenza, dallo stesso bacino di insofferenza da cui nasce la satira. E allora loro dicono: ma come? Noi siamo la vostra voce, siamo la voce di quelli che criticano, siamo arrivati in Parlamento e prendete in giro noi con i nostri difetti, dovreste chiudere un occhio anche due, noi siamo dalla vostra parte. Quindi se, vedersi sfottuti li mette a disagio, credo per quello, perché noi satiri della rete, non è che siamo, che ne so, grandi giornalisti, siamo in effetti veramente la base, siamo abbastanza della stessa pasta, almeno loro pensano così, e in parte è proprio così, è solo che la satira è un'osservazione oggettiva delle debolezze umane, e anche loro ne hanno. Secondo me dovrebbero anche loro essere, dimostrarsi superiori, accettare questa cosa, diciamo anche accettare il valore pedagogico della satira per correggere i propri difetti, che diciamo questa è la funzione storica, proprio classica della satira, no? Additare i difetti umani per castigat ridendo mores, insomma. Ci sono state tantissime critiche in questi giorni, perché molti hanno detto: ma come, si è passati da tutto in streaming alla location segreta nel giro di neanche un mese? Com'è possibile? Sì, lì siamo sempre dalle parti della crociata dei bambini. E gli attori non sono esseri umani, sono dei centauri, sono metà persone razionali e metà istinto, no? Io avrei una certa paura ad affidare un grosso movimento politico a un attore, perché proprio ciò che fa di lui un bravo attore, cioè la pancia,
È quello che fa di lui un politico inaffidabile, ecco. Dove trovi l'ispirazione? Dunque, l'ispirazione è intanto nel piacere. L'ispirazione di tutte le cose è il piacere. Devi fare una cosa perché a farla provi più piacere che a non farla. È per questo il motivo, che ti fa diventare tutto quello che vuoi diventare, dal cuoco al satiro, allo scrittore, al musicista, così. La competenza che impari facendo battute, anche se poi non diventi un battutista, ti può servire per qualsiasi lavoro di scrittura o di pensiero che fai. Si dice che il latino è una ginnastica mentale, aiuta a pensare meglio, ma anche fare battute aiuta a pensare meglio, perché si basano sulla logica, sulla retorica, su dei ragionamenti che sono in pratica la logica aristotelica, il principio di non contraddizione, l'analogia, tutte cose che è filosofia, cioè istintiva. Dopo il tuo orecchio ti dice, il tuo cervello ti dicono se funziona o no, però in realtà tu stai usando le basi del pensiero occidentale, capito? E quindi è un corso accelerato e molto piacevole di ragionamento, insomma, che tu poi puoi usare quando, in tutte le attività della tua vita, insomma, sia che fai il piazzista di folletto e dici la battuta carina per vendere l'elettrodomestico, sia che devi scrivere un articolo o una tesi o fare una lezione. L'etica e la logica sono le due grandi molle della satira, perché sono così appunto violentate tutti i giorni che cercare di applicare l'etica e la logica alla realtà ha degli effetti satirici, è ridicolo. Cioè.